something else than me. Battista 70 Phone, una veloce anteprima per presentarvi il nuovo Oppo Find N2 Flip, uno spettacolare pieghevole. Come possiamo vedere abbiamo un display da 3 pollici 26, adesso si è sbloccato perché ha visto il mio viso, e abbiamo vari widget che possiamo utilizzare, tipo questo per fare le foto, ritratto, video, il meteo, se abbiamo qualche appuntamento, un timer, cuffie wireless, potete attivare delle cuffie se le avete, gestirle direttamente da qui, oppure un registratore. Come vedete tutto questo è molto comodo, se abbiamo notifiche le possiamo vedere, in questo momento non ne abbiamo. Questi widget, tutte queste funzionalità si attivano dalle impostazioni, scusate, è uscita la notizia, andiamo qui e ci sono le varie funzionalità del telefono pieghevole. Come vedete potete personalizzare lo stile della copertina, abbiamo anche vari album oppure animali domestici interattivi, widget, appunto noi li abbiamo attivati tutti, se non ne volete ne potete anche disattivare quelle che non utilizzate, la risposta rapida, quando dovete rispondere ai messaggi avete già delle risposte preimpostate o se volete potete impostarne una anche personalizzata. La qualità costruttiva è veramente ottimo, praticamente la piega è inesistente, si vede poco e anche passando il dito veramente non si avverte. Devo dire che è stato fatto un lavoro veramente a dir poco eccezionale. Per quanto riguarda qualche caratteristica tecniche, la cosa importante è ad esempio la batteria, una 4300 mAh che ci consente di arrivare a sera con un uso anche veramente molto intenso. Come vi dicevo, poi interessante un ampio display da 3 pollici 26 in cui possiamo vedere tutte le notifiche, ricevere telefonate, insomma fare un po' di tutto. Le dimensioni sono molto contenute, aperto 7,5 mm, da chiuso invece sono 16,02, per cui devo dire che non è assolutamente né pesante né ingombrante. Per quanto riguarda altre caratteristiche, abbiamo un dual SIM 5G, le cerniere sono veramente fatte molto molto bene, non è neanche particolarmente spesso. Insomma, come vedete abbiamo davvero un'ottima tecnologia in uno spazio ristretto. E poi abbiamo una camera principale che è una Sony MX890 da 50 megapixel e una 8 megapixel ultra wide. La camera frontale da 32 megapixel. La cosa bella è che essendo un pieghevole possiamo anche scattare le foto tenendolo in questa maniera. Oppure possiamo seguire delle conferenze, fare di tutto. Insomma è veramente ottimo, come vedete cerniere belle solide, possiamo vedere anche qua, non fa il minimo scricchiolio, non c'è nessun tipo diciamo di rumore quando lo si apre, insomma veramente eccezionale. Ok dai, tra una settimana faremo una review completa anche appunto con tutta la parte fotografica, le esperienze d'uso e quant'altro. Questa è solo una veloce preview e tra una settimana ne saprete di più. Con questo concluso, saluto da Loris, dal Battista 70 per Battista 70 Phone.